Abbiamo previsto uno stanziamento di 10 milioni di euro a sostegno della categoria. Abbiamo previsto un intervento sul credito d'imposta per quanto riguarda l'attraversamento dello stretto. Abbiamo previsto di chiedere formalmente al governo nazionale di riconoscere non più 10 ma 12 ore di diritto alla guida. Uso un linguaggio assolutamente accessibile, proprio perché per 2 ore circa l'autista non sta alla guida quando attraversa lo stretto di Messina. Le richieste dei nostri autotrasportatori in Sicilia sono leggermente diverse rispetto alle altre, pur legittime, delle regioni meridionali, perché la nostra insularità comporta un ulteriore danno al danno già esistente. Tutto questo non può non essere tenuto in considerazione dal governo Draghi. Ecco perché abbiamo chiesto al ministro dei trasporti un incontro in tempi assolutamente celeri. Aspettiamo fino a domani per capire se ci fissa un incontro, altrimenti con l'assessore, col presidente Righighi e con una delegazione di autotrasportatori andremo a Roma. E non ci muoveremo fino a quando non saremo ricevuti.